Si è tenuta questa mattina nella casa circondariale Mario Guzzini a Firenze la Vivicittà Porte Aperte, versione inclusiva della manifestazione WISP nata per promuovere il diritto allo sport anche per i detenuti. Maria Serena, Videstreet. I commenti all'arrivo sono quelli tipici di una gara podistica. È stata una bellissima mattinata, l'importante è poi partecipare, io ce l'ho messa tutta. Ma il contesto non è né uno stadio di atletica né le vie della città. Siamo nel carcere di Sollicciano, istituto penitenziario Mario Guzzini per la Vivicittà Porte Aperte, manifestazione dal forte valore sociale, oltre che sportivo. È un messaggio forte, il messaggio che lo sport può dare è l'aiuto sociale che viene dallo sport in maniera tale che i detenuti possano trovare non solo momenti di convivialità, ma anche momenti che servono poi per il reinserimento nella vita civile. La corsa ha coinvolto detenuti e podisti delle società fiorentine, impegnati su un anello di 1 chilometro per un totale di 4 chilometri di tracciato. I primi anni che facevamo questa iniziativa la facevamo solo per i detenuti e quindi rimaneva un po', come dire, anche all'interno delle mura del carcere. Invece portando all'interno gli atleti che generalmente corrono per le strade cittadine è un modo per farli incrociare con i detenuti, ma allo stesso tempo per dare anche un messaggio a chi non conosce questa realtà. Obiettivo: riaffermare valori fondamentali fuori e dentro le mura del carcere. È bello che ogni anno si rispetti questo appuntamento e ringrazio la WISP per la vicinanza alla realtà penitenziaria fiorentina. È importante che lo sport permei il carcere con i suoi principi di lealtà, di rispetto delle regole, di correttezza.